per me un onore essere presente alla celebrazione del 50° dell'Insula Fulcheria. L'Associazione Popolare Crema per il Territorio ha sempre tenuto molto a sostenere questa rivista, che ha sempre molto apprezzato, e quindi approfitto per ringraziare tutti quelli che collaborano a questa rivista, in primo al dottor Mario Lunghi, il vice direttore Venchiarutti, e a tutto il comitato scientifico, nonché ovviamente la dottoressa Moruzzi e l'assessore Nichetti. Il proposito che abbiamo è quello di proseguire nel nostro sostegno a questa prestigiosa rivista, ci auguriamo che ci sia la possibilità sempre di avere risultati scientifici di pari importanza come quelli sino ad oggi, quelli che sono stati raggiunti sino ad oggi. Pertanto ringrazio tutti coloro che hanno collaborato a questa rivista, e confermo il proposito dell'associazione di sostenere anche per il futuro questa prestigiosa rivista. Grazie, arrivederci. Buonasera a tutti e a tutte, e benvenuti, anche se solo virtualmente, alla presentazione della rivista del Museo Insula Fulcheria. Siamo in una sala bellissima, purtroppo ci manca il pubblico che abitualmente veniva, e veniva anche molto numeroso, alla presentazione della nostra rivista, perché è un patrimonio della città a cui i cittadini sono veramente molto legati e normalmente assiepavano la sala. Purtroppo il periodo non ci consente di aprire al pubblico le nostre stanze, le nostre sale, di fare questa presentazione, però abbiamo deciso di farla comunque, anche se in forma virtuale, perché non volevamo che mancasse questo momento di presentazione. Il lavoro della redazione col direttore Don Marco Lunghi è stato un lavoro ancora più faticoso degli altri anni. Quest'anno si celebrava il 50° della rivista, volevamo farlo anche un po' più in pompa magna. Siamo stati costretti a dover lavorare per molti mesi, purtroppo senza la possibilità nemmeno di accedere ad archivi, alle biblioteche, e quindi con delle difficoltà aggiuntive che la redazione ha dovuto chiaramente affrontare, compresa la impossibilità di ritrovarsi, di riunirsi all'interno della propria sede. Si è riusciti comunque, appena il lockdown, il primo lockdown, diciamo, si è interrotto, a ricominciare i lavori che si erano già impostati, e diciamo che la redazione, con l'aiuto di un comitato scientifico rinnovato, da quest'anno ha cominciato questo lavoro in sinergia insieme alla dottoressa Moruzzi e al personale del museo, e crediamo davvero che il lavoro che è stato prodotto sia un lavoro assolutamente valido. Io l'ho già sfogliato, ho già avuto la possibilità di farlo, e mi sembra che davvero ci siano tante proposte. Poi le sentirete da parte appunto del direttore Don Marco Lunghi, del vice direttore Walter Venchiarutti, della nostra funzionaria Francesca Moruzzi, la dottoressa che segue tutte le attività del museo, della direttrice del museo stesso, e sentirete che cosa siamo riusciti ad offrire in questa edizione, che cosa di fatto il museo ha fatto nonostante un'annata così atipica. Il museo è, come dire, è per noi un luogo molto caro, ed è un luogo assolutamente vivo,
vitale, vivace culturalmente, mette in piedi tantissime iniziative. La rivista è una di queste e descrive anche molte delle attività che qui vengono fatte. Noi contiamo tanto sul fatto che, mettendo in campo tutte queste iniziative, la gente venga qui e venga a visitare la nostra struttura. Quest'anno le visite chiaramente sono state in numero decisamente minore, ma noi abbiamo portato il museo fuori. Non ci siamo fermati, non ci fermiamo mai, non ci arrendiamo mai, e anche di fronte a queste difficoltà abbiamo deciso di andare sulla rete, di diventare virtuali e di fare tutte le nostre proposte, visite al museo, ma anche visite didattiche, la presentazione di tante nostre bellezze, nostre ricchezze artistiche, culturali e storiche che qui possediamo, messe finalmente sulla rete, possono essere davvero fruite da tutti. Quindi, ringraziando ancora la redazione, il direttore Don Marco Lunghi, il vice direttore Walter Vecchiarutti, l'Associazione Popolare Crema per il Territorio, che sostiene da sempre la rivista e anche il museo, ma anche InnerWheel, che con i service annuali che fa ci consente di restaurare alcune opere preziose che poi vengono ridonate alla cittadinanza. Lascio la parola a Don Marco Lunghi. La rivista Insula Fulcheria, in questo difficile 2020, celebra il 50° della sua storia e l'evento ci sembra l'occasione per un bilancio, per un rinnovare memorie storiche e per disporci con fiducia al futuro. Occorre francamente che in queste pagine la cultura non assuma il tono della retorica, ma quello efficacemente espresso dal titolo Insula Fulcheria, che induce a pensare alla saga alto-medioevale di una popolazione in cammino nel tempo e giunta fino ai nostri giorni. A questa condizione il sapere, per etimologia, diventa sapido e gustoso, mentre la lettura ha l'effetto di esprimerci, di aprirci gli occhi, illuminando la nostra esperienza e suscitando una sempre nuova apertura sulle nostre realtà e la sua storia. È in questa finalità che si colloca il significato e la perdurante attrattiva di uno strumento che aggiorna continuamente la conoscenza domestico-culturale e che la rivista si è da sempre proposta. In un passaggio di epoca inedito come quello attuale, sappiamo quanto sia prezioso agli apporti che aiutano a recitare quanto sta accadendo dentro e fuori la vita di Crema. Leggendo si affina lo sguardo sugli avvenimenti e si acuisce la sensibilità del giudizio verso quanto ci sta ancora accadendo. Questa cultura della vicinanza sociale aiuta a porsi la domanda giustamente, è giusta, e cercare le risposte che schiudono cammini inediti. A nessuno, infatti, in una comunità civile sono risparmiati l'interessante lavorio che deriva
dalla quotidiana fatica di abitare la lingua, i pensieri, le mentalità degli uomini e delle donne del nostro tempo e del nostro ambiente. Queste sono le condizioni che hanno ispirato le proposte della rivista e la redazione confida di onorare con i 50 anni di lavoro, incominciando da quanti ci hanno preceduto, nella prospettiva di consegnare qualche cosa di vitale alle future generazioni. Abbiamo fatto in questi 50 anni, con viva partecipazione, la storia di casa nostra, con la consapevolezza di essere la rivista del territorio e con la coscienza di tale ruolo che tale ruolo comporta. Raccontare il Cremasco e la popolazione che lo abita da due millenni significa entrare nei fatti e non fermarsi alle apparenze. Secondo una metodologia scientifica che dalla ricerca storica diventa antropologia culturale. Anni di lavoro colti dall'angolo prospettico di una cittadina lombarda, di provincia, con la sua eredità di un passato antico e significativo, dalle potenzialità in parte ancora inespresse, ricca di fermenti sociali, artistici ed ecclesiali. Siamo coscienti inoltre che la rivista deve affrontare oggi un cambio epocale. È la formula coniata da Papa Francesco. Dice Papa Francesco, questo non è un'epoca di cambiamento, ma è il cambiamento di un'epoca. Frase che ha una sua efficacia di significato, meritando anche un ampio successo mediatico. Oggi vorremmo ricominciare, ma con la previsione che tutto sarà diverso dalla socialità a cui eravamo abituati, all'attività che dovremo affrontare per tornare ad essere comunità viva, anche fisicamente e non solo online. Certamente ci sarà, come da sempre, l'impegno di affrontare la difficoltà economica della rivista che l'Associazione Popolare del Territorio ci ha sempre generosamente risolto e sicuramente risolverà. Per questo rivolgiamo un grazie cordiale al dottor Olmo e alla qualificata compagine dei suoi collaboratori, fortemente sostenuti dalla Banca Popolare di Milano, sede di Crema, noti a tutti i concittadini per avere contribuito alle iniziative dell'amministrazione comunale, dell'ospedale cittadino in tempo di pandemia, della nostra diocesi mediante contributi che vanno dal centro della curia alla periferia parrocchiale. Ma a tutti noi spetta ora il compito di declinare un nuovo saper stare accanto alla vita della gente di Crema con il coraggio di osare una marcia verso il futuro. Accanto al nostro lavoro dobbiamo poi riconoscere la competenza e la collaborazione
di alcune personalità che ringraziamo con riconoscenza. Il sindaco, dottoressa Stefania Bonaldi, con l'approvazione della consulta interculturale cittadina, ha proposto un'idea di comunità ampiamente condivisa dall'interpretazione antropologica di Insula per una società cremasca divenuta ormai multietnica e multiculturale. Da parte sua, l'assessore alla cultura, dottoressa Emanuela Nichetti, ha rinnovato il comitato scientifico della nostra rivista per una collaborazione specialistica che incrementi in senso di appartenenza locale in grado di assicurare una visione oggettiva alla realtà di Crema. Importante poi, last but not least, l'attività della dottoressa Francesca Moruzzi, che dirige il museo e la biblioteca comunale, coordinando le diverse iniziative all'interno del Centro Culturale Sant'Agostino e disponendo insieme le soluzioni migliori che riguardano i frequentatori. Ha il compito perciò di porre in relazione le diverse iniziative in modo costruttivo. Post-scriptum, in occasione del 7° centenario dantesco, possiamo ricordare a questo punto un'affermazione del divino poeta che diceva: tre donne intorno al cor mi son venute. E quanto può affermare nel suo 50° anniversario con altro significato ed altra destinazione la nostra rivista Insula Fulcheria. Siamo arrivati alla sezione della rivista curata come ogni anno dal Museo Civico di Crema e del Cremasco, che dà conto della vita del Museo Civico in questo 2020. È un anno veramente particolare. Iniziamo con un articolo curato dal museo stesso che passa in rassegna le principali attività messe in campo dall'istituzione culturale cremasca durante l'anno. Iniziamo con le quattro mostre che, nonostante i periodi di chiusura, il museo ha comunque proposto alla cittadinanza, partendo già dal mese di febbraio con una mostra dedicata agli affreschi di Aurelio Buso, che saranno poi oggetto in corso d'anno all'altezza del mese di settembre dell'allestimento definitivo del corridoio del Cinquecento, sostenuto dall'Associazione Popolare Crema che per il territorio, che oltre a essere vicina alla rivista stessa è vicina anche al museo e al patrimonio culturale della città. La mostra primaverile dedicata a Giannetto Biondini, intitolata L'evoluzione di un linguaggio, che è stata occasione per esporre in modo selezionato anche opere dell'autore del pittore cremasco non esposte nella collezione permanente del museo, per valorizzare anche quanto di importante il Museo Civico conserva, ma non sempre può essere esposto con una collocazione organica all'interno del percorso museale. E la terza mostra è stata organizzata nel periodo autunnale, è stata un omaggio a Raffaello. E come ogni anno noi cerchiamo di organizzare delle mostre e delle esposizioni temporanee collegate a degli eventi e a delle particolari ricorrenze, come era stato l'anno scorso con la ricorrenza di Giulio Romano. Quest'anno celebriamo Raffaello, collegandoci alle attività lombarde organizzate e proposte dal Castello Sforzesco e dalla Fondazione Musei Civici di Brescia.
e abbiamo offerto alla città una selezione di stampe di traduzione dell'artista Urbinate che sono conservate nelle collezioni del museo. In concomitanza alla manifestazione scritta Mostra Mercato del Libro Antico Raro e di Pregio, il museo ha offerto ai cremaschi la possibilità di visitare una mostra molto particolare, Con lievi mani. Artiste fa le pagine dei libri della collezione privata Luciano De Donati. È stata un'occasione per condividere la particolarità dei libri d'artista tra fine 800 ed inizio 900, ed entrambe le mostre, Raffaello e Con lievi mani, sono state oggetto di visite guidate online da parte delle curatrici. Gli studi che quest'anno il museo ha portato avanti riguardano innanzitutto la sezione archeologica, con una campagna di catalogazione e descrizione dei reperti romani e altomedievali esposti nelle collezioni del museo in collaborazione con la soprintendenza, gli approfondimenti sui reperti egizi della donazione Carla Campari Lucchi e gli approfondimenti realizzati in occasione della mostra omaggio a Raffaello sulle collezioni grafiche del museo. Quest'anno abbiamo avuto l'opportunità anche di proseguire l'attività di restauro sostenuta dall'Inner Wheel Club di Crema, che a partire da maggio ha dato il via alle attività di messa in sicurezza e ripristino degli intonaci dipinti di 4 sottarchi del chiostro del Museo Civico. In questi giorni è iniziato anche il secondo intervento di restauro sostenuto dal medesimo club, che riguarda una lapide d'epoca veneziana ritrovata in una roggia in località Rovereto e portata al museo in collaborazione con il consorzio Dunas. Quest'anno, come dicevo, il museo ha avuto una vita molto particolare, come tutte le istituzioni culturali lombarde di tutta Italia, ma potremmo dire di tutta Europa. Dalla fine di febbraio e fino a maggio il museo è rimasto chiuso e ha spostato la propria residenza sulla rete per essere presente e attivo con la proposta di numerose attività di approfondimento e valorizzazione del patrimonio culturale. È stata una scelta strategica per il museo e per tutte le istituzioni culturali spostare la propria attività sulla piazza virtuale, laddove in quel momento i cittadini come oggi sono presenti, e quindi riuscire ad agganciare in un modo smart una fetta di popolazione che magari non era mai entrata in museo. Il secondo contributo dà conto dell'evoluzione del progetto CCSA Contemporaneo. L'autrice Silvia Scaravaggi che ci propone una sintesi di riflessione sull'avvio del progetto dedicato all'arte contemporanea, che è nato su impulso di una rinnovata politica culturale cremasca in tal senso, con due obiettivi fondamentali. Da una parte promuovere e incoraggiare l'espressione artistica dei giovani e dall'altra proporre gli spazi delle sale Agello come punto di riferimento territoriale e regionale per l'esposizione di arte contemporanea, con interessanti legami con le accademie e le istituzioni culturali nazionali. L'intento ovviamente di questo progetto poggia le proprie radici su un terreno fertile sul quale è stato innestato questo nuovo progetto, con la volontà di far emergere le peculiarità e le caratteristiche dell'arte contemporanea cremasca e non solo cremasca. Ester Tessadori ripercorre invece l'attività didattica del museo. L'attività didattica del museo, che è sempre stato uno dei fiori all'occhiello di questa istituzione culturale per la varietà della proposta, ma è anche per la partecipazione degli studenti e delle famiglie. Subito dall'inizio di gennaio, con la chiusura delle scuole e la sospensione delle visite di istruzione esterne, il museo non ha più potuto ospitare in presenza le classi. Anche in questo caso abbiamo spostato la nostra attività con proposte online per sostenere la didattica a distanza. Il dottor Cristian Orsenigo, che è il curatore scientifico della sezione di antichità egizie del Museo Civico di Crema e del Cremasco, ci propone un'analisi e un'indagine sui reperti
egizi arrivati al museo nel corso del 2020 su impulso della signora Carla Campari Lucchi. Carla Campari Lucchi, emulando il gesto dell'amica Carla Burri, ha donato un centinaio di reperti di varia epoca, di reperti egizi di varia epoca, che andranno ad arricchire la sezione egizia che è attualmente in fase di ristrutturazione e di riallestimento. Elisabeth Dester propone un approfondimento sulla fortuna di Raffaello, del pittore Urbinate, ed è un approfondimento strettamente collegato all'esposizione Omaggio a Raffaello, di cui vi ho poc'anzi parlato. Elisabeth Dester ripercorre, attraverso la diffusione delle stampe di traduzione, la fortuna di Raffaello in Italia ed in tutta Europa, con una particolare indagine sulle stampe di proprietà del Museo Civico, indagando nella storia la provenienza e le tecniche di realizzazione. Una novità per quest'anno, in stretta collaborazione col servizio archivistico della Biblioteca Comunale di Crema, Clara Gallini. A cura degli archivisti Francesca Berardi e Giampiero Carotti, che indagano sul complesso archivistico conservato nell'archivio storico appartenuto alla famiglia Benvenuti Ramo di Montodine. Dalle numerose e ben conservate carte d'archivio emergono vicende e notizie molto significative anche nella prospettiva dell'indagine della storia socioculturale di Crema. Attraverso le vicende economiche e patrimoniali della famiglia è possibile infatti ricostruire il tessuto produttivo, le attività commerciali, la gestione delle acque di vasti territori. Carteggi che ci danno uno spaccato molto interessante della vita politica e amministrativa della nostra città. Da ultimo, un interessantissimo articolo di Edoardo Fontana, incentrato sul ritrovamento di un bozzetto in gesso dello scultore Leonardo Bistolfi. L'autore, in questo contributo, traccia la storia e la vicenda del gesso di Leonardo Bistolfi, calco dell'originale a cui viene in questi giorni trovato uno spazio, lo spazio che si merita, all'interno del percorso espositivo del Museo Civico di Crema. Cito le parole dell'autore: le opere d'arte si muovono con inaspettate traiettorie, impossibili da ipotizzare a priori e ancora più difficili da razionalizzare a posteriori. Il contributo prova a dare una risposta alla domanda come questo bozzetto è arrivato al Museo Civico di Crema e del Cremasco. Il calco è denominato I genitori, altrimenti detto Il dolore, ed è strettamente collegato alle scelte formali di Bistolfi, legate al suo rapporto con il circolo intellettuale di cui lo psichiatra Lombroso era esponente e di cui Bistolfi stesso divenne il principale traduttore in campo artistico. Il gesso è un calco del bozzetto conservato nella gipsoteca Leonardo Bistolfi di Casale Monferrato, che ne possiede l'intera edicola insieme alle composizioni separate che lo componevano. Da ultimo il contributo di Matteo Facchi, che ci propone una serie di appunti sugli scambi artistici tra Crema e il territorio veneziano, con un particolare riferimento ad una indagine, ad una mappatura delle terrecotte rinascimentali presenti, non catalogate, non studiate, presenti a Crema e sul territorio cremasco, iniziando dal frammento di una Madonna con Bambino murato all'interno della casa parrocchiale di Ripaltarpina, per arrivare alla formella in terracotta presente sull'ex convento delle Ancelle vicino alla chiesa di San Bernardino in città, che raffigura un putto avvinchiato ad un tralcio di vite strettamente connesso all'opera prolifica dell'officina del cremonese Rinaldo De Stauris, per arrivare al fregio in terracotta di pregevole fattura murato sulla facciata di un edificio cremasco in via Frecavalli. Quest'anno ricorrono due importanti anniversari, il 60° dalla fondazione del Museo Civico di Crema e il numero 50 della rivista Insula Fulcheria. Ecco, in particolare vorremmo dedicare questo numero 50 alla memoria di un caro amico che ci ha lasciato.
ci ha lasciato proprio in questi giorni. Si tratta del professor Franco Giordana, che è stato per diversi anni parte del comitato scientifico, ma poi anche autore in diversi monografici che hanno preceduto. E per quanto riguarda poi la rivista, quella condotta da Don Marco Lunghi, la sezione dedicata appunto a comprende 5 sezioni, 14 articoli e 17 autori. La prima di queste sezioni è dedicata agli anniversari. Ecco, nel primo intervento, quello dedicato appunto all'anniversario della rivista Insula Fulcheria, al 50° numero, dobbiamo dire che dal 2003 la redazione è capeggiata da Don Marco Lunghi, che è riuscito a coagulare e a unire diverse formazioni culturali presenti con i loro rappresentanti. Infatti i partecipanti a questa redazione fanno parte del gruppo antropologico Cremasco, del Centro Galmozzi, della Proloco e dell'Araldo. E l'avvento nel 2003 di Don Marco ha coinciso con una svolta epocale, possiamo dire, della rivista, che da una formazione tradizionalmente accademica, dove le materie trattate erano la storia, l'archeologia e la storia dell'arte, si è aperta a quella che è l'antropologia culturale, e i monografici che sono susseguiti dal 2003 in avanti hanno preso in considerazione diversi aspetti, quali i venetismi, quindi l'identità culturale, la tipicità naturalistiche, quindi paesaggio e ambiente, le caratteristiche musicali, i compositori cremaschi e i musicisti cremaschi, e la religione, gli agostiniani, e la recente piano urbanistico, l'archeologia industriale, le arti applicate e le poesie in vernacolo. Ecco, grazie alla opportuna costituzione abbastanza recente di una specifica sezione dedicata nel nostro museo all'arte moderna, è stato dato impulso e avvio alla lettura critica di circa una trentina di artisti, pittori, scultori, grafici, artisti contemporanei. Sono poi state create apposite sezioni della rivista per ospitare le tesi dei neolaureati che hanno toccato argomenti riguardanti il territorio. Si è voluto così portare a conoscenza del pubblico un vasto numero di neolaureati, di giovani, che costituiranno le forze di domani. Il secondo anniversario è quello appunto del museo, che nel dopoguerra, scritto da Edoardo Edallo, nel dopoguerra i cremaschi hanno sentito la necessità di riconciliarsi con la propria storia, dopo la tragedia appunto della guerra, e di marcare quella che era la loro identità. E questo è stato fatto con i restauri del Duomo prima e poi con l'istituzione, la creazione del Museo Civico nel 1960, che ricordiamoci è un museo del territorio. Edallo passa in rassegna i padri fondatori, gli ideali, le iniziative che hanno caratterizzato questo primo periodo del museo. Ricordo che per la mission del museo è stato anche dedicato nel 2008 un monografico dal titolo Il museo ieri, oggi e domani. Ricordiamo brevemente quelli che sono gli sviluppi dell'attività del museo, che con la nuova dirigenza ha portato al rinnovo della sezione archeologica, il coinvolgimento delle associazioni di volontariato culturale che si sono espresse nella programmazione dei sabati al museo, e il recente nuovo allestimento di un settore appositamente dedicato alla civiltà egizia grazie all'ascito Burri e Lucchi. La didattica infantile con aule, corsi, videoconferenze. Il museo è sempre così, oggi più una sinergia che si affianca alle vecchie e alle nuove realtà culturali. La Fondazione San Domenico, la Biblioteca, l'Unicrema, la Crema del Pensiero, le associazioni giovanili, Rinascimenti e Nuova Generazione.
La seconda sezione è quella che è stata dedicata alla storia e alla letteratura. Apre Niccolò Premi con la spiegazione di un incunabolo che è un prezioso volume conservato presso la Biblioteca Civica di Crema. Si tratta dell'Histoire de Charlemagne, nota come Roman de Fierabras, testo stampato a Ginevra nel 1478. Premi parte da un ex libris presente nel libro per formulare l'idea di un passaggio che ha portato il libro dalla biblioteca privata Fagnani ad una istituzione religiosa e da qui è passato alla biblioteca di Crema. Il secondo intervento è a quattro mani e vede come autori Claudio Marinoni e Antonio Pavesi. È la presentazione di un testo raro della vita di San Pantaleone, patrono della città, una cinquecentina fino ad oggi sconosciuta nel nostro ambiente. Viene raccontata la vita del martire, scritta da Giovan Giacomo Gabbiano e pubblicata a Brescia nel 1533 dal tipografo Ludovico Britannico. Il terzo intervento è quello di Bruno Mori. Bruno Mori parte dall'elaborazione di alcuni dati dell'estimo veneto del 1685 riguardanti due comuni, Ofanengo Maggiore e Ofanengo Minore. La prima parte di questa laboriosa ricerca riporta i dati in Excel e la seconda è una mappatura dei terreni. Per il futuro, appunto, con l'autore stiamo valutando l'ipotesi di implementare la parte online della rivista che appare sul sito del comune come una serie di cartine, mappe, appendici che sarebbero difficilmente riproducibili e consultabili e costose anche per essere riprodotte nel supporto cartaceo. Il quarto intervento, Controvento, è il titolo del saggio proposto da Pietro Martini. Sono le vicende del 68, le tappe della contestazione giovanile studentesca che vengono ripercorse dall'autore. Personaggi e fatti accaduti 50 anni fa che infiammarono gli animi di un'intera generazione. Da opposte barricate molti adolescenti presero posizione contestando il potere costituito e molti decisero di opporsi al vento del conformismo. Il quinto intervento è quello dei cenni storici sul volontarismo armato cremasco di Mario Cassi. L'articolo narra episodi dell'arruolamento spontaneo di quanti che, per ragioni di età o per altri motivi, decisero liberamente di partire per la leva anche a costo della loro vita, un fenomeno che ha avuto profonde radici nella storia del cremasco. La terza sezione è dedicata alla poesia e all'antropologia. Vittorio Dornetti con Sperimentazioni poetica di Carlo Alberto Sacchi in testi in provenzale e qualche accenno in dialetto conferma il valore culturale e poetico di un personaggio che ha svolto la ricerca nell'ambito dell'attualità culturale, nella poesia in vernacolo e in quella in lingua. Si parte da un esperimento poco conosciuto compiuto da Sacchi che ha saputo rielaborare in modo originale testi della lirica provenzale con risultati davvero sorprendenti. Franco Gallo continua nella serie della poesia, Poesia e pratica poetica a Crema, addendum numero 2. Franco ci fornisce nuove precisazioni in aggiunta agli interventi precedenti che ha fatto nel 2018-2019 dedicati alla poesia. L'autore mette a confronto due figure di poeti oggi scomparsi, Carlo Alberto Sacchi e Delio Chezzoli, e di due poeti viventi, Ivan Lazzaro Ceruti e Tiziano Ogliari. Il terzo intervento, Walter Benchiaruti, il retaggio uomo-animale e il suo riflesso nella poesia dialettale cremasca. Io parto da rapporti totemici uomo-animale nella civiltà contadina e in quella moderna. Esamino i comportamenti di affetto strumentalizzazione, di collaborazione sottomissione, avvalendomi del bestiario in poesie dialettali scritte da Valeriano Poloni e Mario Agnesi. La quarta sezione di archeologia vede come coautori Furio Sacchi, Davide Gorla e Marilena Casirani. Il titolo dei saggi è Curtem qui dicitum palatium Apiniani cum plebe, Palazzo Pignano, risultati delle indagini archeologiche. Il sito di Palazzo Pignano è noto per la sua grande villa del Tardo Antica,
IV-V secolo d.C. e la frequenza di questa area continuò anche dopo l'abbandono. Nel documento dell'anno 1000 è attestata anche la sua esistenza. Nel contributo le conoscenze pregresse vengono discusse e arricchite grazie ai dati ottenuti a seguito delle campagne di scavo del 2016-2018. La quinta e ultima sezione, quella della rivista, è quella dedicata all'arte e all'architettura e vede presenti una giovane promettente laureata, Stefania Agosti, e un noto architetto, Cristian Campanella. Stefania, nella nuova luce sugli affreschi di Palazzo Zurla de Poli, fa presente il restauro conservativo del 2019 ha portato al passaggio, c'è stato il passaggio della proprietà e l'approvazione della sovrintendenza a questi restauri. Da qui sono emersi l'antico splendore degli affreschi, la firma di Aurelio Busso e la data della loro esecuzione. Cristian Campanella, che è il responsabile del restauro al Palazzo De Poli, offre un delicato intervento di conservazione. La casa signorile cremasca, poco conosciuta, solamente con gli interventi di visite del FAI che è stata portata al pubblico, è ricca di importanti testimonianze iconografiche e decorative che sono state oggetto di cura e di una nuova manutenzione. Il recupero si è rivelato pieno di dubbi e di incognite. È stato così possibile affrontare con consapevolezza un delicato intervento minimale di conservazione che ha riguardato le superfici affrescate e decorate delle stanze al piano terra e soprattutto il restauro dello scalone d'ingresso. Ecco, ricordo che l'architetto Campanella è un'eccellenza in quanto esperto nel restauro conservativo e apprezzato professionista in Italia e soprattutto all'estero. Dopo aver ascoltato da parte di Don Marco Lunghi, di Walter Venchiarutti e Francesca Moruzzi alcune anticipazioni sulle ricchissime proposte che Insula Fulcheria di quest'anno farà ai lettori, io vi lascio, vi saluto tutti, vi ringrazio per essere stati con noi ed aver ascoltato questa nostra presentazione, anche se atipica. Vi consiglio la Strenna di Natale, come tutti gli anni, che è Insula Fulcheria, potete trovare nelle librerie della città. E quindi vi lascio con i nostri migliori auguri, gli auguri miei, di tutti i presenti e del Museo di Crema. Tanti auguri di Buon Natale e buone feste, nonostante quest'anno sia un anno un po' particolare. Grazie a tutti.